Sono molto contento che tu sia venuta. È la prima volta che una donna rispetta un mio appuntamento. Io ne ho date a decine, a centinaia di appuntamenti. Mi hanno detto tutti vengo, vengo, vengo. Non è venuto mai nessuno. E io sono rimasto sempre da solo, con questi fiori in mano. Ma oggi è diverso. Tu sei qui. Sebbene ci conosciamo da pochissimo tempo, tu sei venuta lo stesso. Ed è per questo che io voglio raccontarti tutta la mia vita. Vuoi? Certo, io voglio conoscerti meglio, dimmi. Grazie, ma è difficile, sai, non so da dove cominciare. Il fatto, vedi, è che io non ho un lavoro e non ho neanche una lira e non ho quindi neanche una casa. Ed è giusto che tu lo sappia. Ma tu dirai, ti aiuteranno i tuoi familiari, i tuoi amici. No, io non ho una famiglia e non ho neanche nessun amico su cui contare. E oltre al fatto che non ho una lira, non ho un lavoro, non ho una casa, sono anche solo al mondo. Ed è giusto che tu lo sappia. Ma tu dirai, basta che c'è la salute. Avecela. Perché, sai, non c'è neanche la salute. Io d'inverno so tutto un dolore. E d'estate so pure allergico al sole. Ed è giusto che tu lo sappia. Ma tu dirai un colpo di fortuna nella vita, non si può mai sapere. No, non ho mai avuto fortuna. Sono stato sempre sfortunatissimo. Ed è giusto che tu lo sappia. Insomma, è giusto che tu sappia che di fronte a te c'è un uomo che non ha una lira, non ha una casa, non ha un lavoro, non ha una famiglia, non ha amici, non ha fortuna, non ha né speranze né avvenire. Ma tu sei una donna meravigliosa. E sono sicuro che capirai. Ed è per questo che ti chiedo, mi vuoi sposare? Ma sta a scherzare! Sta a scherzare! Non stai a scherzare! Thank you.